Pace a te anche stamattina, con un po' di ritardo ti chiedo scusa, siamo qui. Non mancano le difficoltà, però siamo qua e dobbiamo insieme ringraziare Dio, perché è un'opportunità speciale. Perché è un'opportunità? Perché prendiamo un pezzo, una parte della parola del Signore e la incorporiamo. Tu non sai mai cosa può fare la parola del Signore dentro. Quando viene attivata dallo Spirito Santo, esplode e tira fuori fede. Per cominciare, la fede di fronte a qualche difficoltà è come dire: Io ce la faccio, è come dire, Io posso andare avanti. C'era un amico che mi diceva sempre: Io ho fiducia, solo che la paura mi frena. E allora non era fede quando abbiamo fede noi perseveriamo, fede in noi stessi e non ci basta perché basta un piccolo virus e già siamo squalificati. Fede in quel che crediamo per conto nostro vengono meno e crollano ogni giorno. Fiducia sulle cose che ci circondano non ne possiamo avere perché oggi ci sono, domani non ci sono. Una sola fede bisogna avere, una sola fede sulla parola del Signore, perché quello regge, quello è eterno, quello funziona e non c'è nulla da fare. E noi lì dobbiamo puntare, cioè investire dove sappiamo che porta frutto. Tutti, tutte le logiche degli investitori a livello mondiale sono quelle che vanno ad investire dove sono certi che non viene meno, non crolla quel tipo di investimento fatto. Sulla parola del Signore noi dobbiamo investire il meglio del nostro essere, le risorse del nostro cuore, l'intelligenza, tutto quello che è di noi, poggiarci sulla parola del Signore, perché quella resta e ci porta anche all'altra parte. È molto importante. E la Chiesa oggi più che mai ha una grande responsabilità, quella di amministrare la parola il più possibile. Oggi senti più parlare di cose che dice la parola del Signore. Sentiamo tutti i giorni figli che ammazzano i genitori, ma senti per caso dire durante il percorso del tuo cammino? Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati. Se questa voce manca, cosa vuoi che pensa un figlio che a 14 anni già pensa che il papà e la mamma non sanno niente? Signore aiutaci. Oggi più che mai la Chiesa, la Chiesa non le mura, i credenti che vanno nella Chiesa... Dobbiamo nutrirci della parola del Signore e parlarne, continuare a parlarne perché essa prende corpo nella coscienza degli esseri umani e porta il cambiamento. Il Signore ce lo dice nella Sua parola e noi lo dobbiamo fare. Quando si dice la Chiesa, non pensare a un'altra Chiesa. Quando si dice la Chiesa, non pensare alle mura che parlano. A chi amministra le cose della Chiesa ed ogni credente deve prendere coscienza che la parola del Signore va annunciata perché essa, quando prende posizione nel cuore, trasforma il nostro cuore, ci lava, ci purifica la parola di Dio, ha un potere straordinario. Questa mattina guardiamo insieme cosa dice Dio nella Sua parola, in modo che prendiamo coscienza e diciamo: Oh. Ho una parte anch'io in questo. Non possiamo solo ascoltare o ascoltiamo persone che ci dicono sempre, che dicono tutti un sacco di, di scemenze che solo a sentirle bisogna mettersi i tappi negli orecchi. Signore aiutaci. C'è un amico che non ci sente più. Gli ho detto guarda ti risparmi di sentire tante cose brutte, tante cose che non servono a nulla. Almeno resti nel tuo abitato, se hai incorporato cose buone, ti curi quelle, ci deve aiutare il Signore. Guardiamo che cosa dice Dio a noi nella Sua parola e che noi dobbiamo tener conto mentre ascoltiamo, leggiamo e vediamo. Prendi nota di queste cose. In Deuteronomio. Dio dice a noi perché noi abbiamo incorporato a pieno titolo il messaggio divino attraverso la venuta del Signore Gesù Cristo. Quando Dio parla, non pensiamo guardate, queste storie che pensiamo che Dio parla a un popolo lontano di 3500 anni, ce lo dobbiamo togliere dalla testa. La parola di Dio è vivente, parla a noi quando noi la prendiamo nelle nostre mani. Guardiamo cosa dice Dio in Deuteronomio 6, 5. Segnati questi versi, poi li vai a leggere nella tua Bibbia perché ti verranno in mente, ho detto, ci sono delle regole che noi non, li, non ne parliamo più e non vengono più pronunciate. I comandamenti come se fossero cose dell'altro al, dell mondo, dell del, del passato. Onore a Dio, amare Dio, non farti statue, non uccidere, non, non servono più, perché stanno subentrando tutte le miserie che sconcassano mezzo mondo. Signore, aiutaci. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con, le, con tutte le forze tue. Farò scorrere Michele fino al verso 9, e questi comandamenti che oggi ti do saranno nel tuo cuore. Li inculcherai ai tuoi figlioli. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontali tra gli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Hmm. Guarda cosa dice il Signore. <ride> non, dice metti padre. non dice metti madone per tutte le parti, ma sacca scientifica. Non dice fai nicchie di qua e nicchie di là. Li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Benedetto sia il Signore. La difesa dell'essere umano da qualsiasi forza è la parola di Dio. La parola di Dio è potente. La parola di Dio fa cose, cose da pazzi. La parola di Dio fa cose che noi, oh quante belle testimonianze, mi vengono per la mente, ma voglio continuare perché se no non mi basta da stare con te fino a mezzogiorno. La parola del Signore è importante, la Chiesa lo deve sapere. Di ai tuoi superiori che parlano di meno cose ed espongano la parola del Signore perché quei pezzettini che vengono dati nelle nostre riunioni di chiesa sono pezzettini troppo piccoli per sostenerci. Forse dobbiamo rileggere quello che, in modo che tu prendi coscienza, che cosa bisogna... Bisogna predicare, parlare, nutrirsi della parola, essa porta trasformazione. Rileggiamolo dal verso 5. In modo che tu prendi coscienza stamattina che sei parte attiva di una missione grande, tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le forze tue. E questi comandamenti che oggi ti do staranno nel tuo cuore. Li inculcherai ai tuoi figlioli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua. Quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, ti lamenti che i tuoi figli non si convertono, non sanno, sono disastrati, non gli hai mai parlato del Signore. Parlagli del Vangelo, quando devi portare degli esempi, prendili dal Vangelo che ce ne sono per una vita, prendili nella parola del Signore. Il Signore Gesù diceva così, questo esempio che ci ha portato Gesù è vero, questa parola che mi parla molto al cuore, questa verità ha preso forza dentro di me, te la voglio dire. Dice bene il Vangelo come dice, aiutaci Signore a mettere la sua parola nei nostri cuori e a portarla. Li inculcherai ai tuoi figlioli, non, se quando fanno grandi... Non ti rispettano come genitore? Gli hai mai detto che il Signore dice onora tuo padre e tua madre, che i tuoi giorni sono prolungati sulla terra? È legato, vicino all'obbedienza della parola del Signore, ci sono delle ricchezze legate. Io avrò lunga vita. Il Signore ogni giorno mi fa sentire più giovane. Sai perché? Perché il Signore dice onora tuo padre e tua madre. Quando erano vivi ho cercato di fare il meglio che potevo. Per aiutarli mi sono sposato l'ultimo dei dieci figli per essere un sostegno di famiglia nella casa. Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra. Se vuoi lunga vita devi onorare tuo padre e tua madre. Perché Dio dice che se onori tuo padre e tua madre i tuoi giorni saranno prolungati. Se noi non presentiamo le promesse di Dio, come possiamo aspettarci che qualcuno ci creda? Se non ci crediamo neppure noi. E se la Chiesa, i credenti vengono meno a questo, chi ne parlerà? Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Della parola del Signore, o oh, stamattina il Signore mi ha parlato. Ho letto un verso che mi ha fortificato. Ho letto un passaggio nella parola del Signore che è veramente grande. Ho letto la storia di Giuseppe: è vero che è passato attraverso delle difficoltà, ma Dio era con Lui. Signore, aiutaci! Dai, muoviamoci un poco, fratelli, sorelle di qualsiasi denominazione tu sei non ha importanza la marca non cambia nulla è la sostanza che è importante te li legherai alla mano come un segnale ti saranno come frontali tra gli occhi li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte togli tutte le immagini che non dicono niente prendi dei versi li fai a computer Fai dei quadri, li metti nella tua casa, mettiti sul, sul letto, in pace mi coricherò ed in pace dormirò, perché il Signore è con me stanotte. E la Sua parola, una immagine non ti può fare niente, può avere anche gli sguardi pietosi su di te, ma è qualcosa che non ha vita, non ti può essere di aiuto. Il Signore invece sì. Benedetto sia il Signore. Andiamo avanti e vediamo cosa la parola del Signore ci dà stamattina. Leggiamo insieme in Atti capitolo 3, verso 15: E uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, del che siamo testimoni. Ah. Quando noi non facciamo quello che dice la parola del Signore, a nostra volta noi uccidiamo, spegniamo, facciamo morire dentro di noi quei principi che muoiono e come far morire la verità di Dio nella nostra vita. Questo serve per noi cristiani, che nelle chiese cristiane manca la parola. Quando vai in chiesa la prossima volta? Se resti un'ora, segnati quanti minuti si parla della parola di Dio. Presentiamo questo, quello, 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 tutti i riti, tutte le mosse. Cinque minuti parola del Signore e finisce lì. Ma fa conto che noi mangiamo il cibo per il corpo. E ci nutriamo così? Sulla terra non ci sarebbe neppure un vivente. Per tanto poco non si può vivere. È troppo poco da quello che dice la parola del Signore. Questo serve per noi cristiani che nelle chiese cristiane manca la parola. Guardiamo la parola negli atti degli Apostoli. E come si davano questi uomini alla parola? La parola, l'amministrazione della parola e la preghiera le sono le cose, non erano, sono ancora le cose più importanti. Guardiamo il verso 16. E per la fede nel suo nome. E il suo nome ha raffermato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. La parola è stata fatta carne ed è Gesù Cristo, il principe della gloria. Un'altra pecca che noi abbiamo è che non parliamo del più grande uomo che sia mai esistito sulla terra nella Chiesa come cristiani. Facciamo tutti i ritornelli. E parliamo poco di Gesù. Mentre non è così, quando noi leggiamo gli apostoli che sono stati chiamati, come si muovevano? Guardiamolo insieme, nel suo nome, dice, per la fede nel suo nome. C'era uno zoppo per la fede nel suo nome, si è alzato, si è messo a camminare e ha scombussolato tutto davanti al tempio i religiosi di quel tempo. Signore aiutaci. Fede nel suo nome, invocare il suo nome. Nel verso 6 del capitolo 3 guardiamo come si invoca il nome del Signore. Ma Pietro disse dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina. Quando noi invochiamo il nome del Signore, quando noi amministriamo nel nome del Signore, quando noi proclamiamo il potere del Signore, Egli è presente qui mentre noi parliamo. Gloria al Signore. Ci vuole tanto poco. E noi ci giriamo tanto intorno. Signore, aiutaci, sorella, fratello. Dobbiamo tornare al Signore secondo le scritture, perché sennò perdiamo tempo. Ancora guardiamo nel capitolo 4, verso 10. Quando noi parliamo di invocare il Signore, vuol dire invocare il Suo nome, perché nel Suo nome. Ora guardiamo cosa c'è sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Invocato il nome del Signore Gesù Cristo. Noi dobbiamo proclamare le virtù di colui che è stato mandato da Dio, che è venuto da Dio e perché Lui è presente per lo Spirito Santo ed opera. Gloria al Signore. Il nome del Messia in mezzo a noi, in Gesù di Nazareth, la sua persona, il suo carattere, la sua autorità. Il suo potere come il re del regno, perché lei, Lui ci manda ad annunciare il regno di Dio, ma il re è presente. Io sono con voi, sempre, mentre noi annunciamo il suo potere, il suo potere è insieme con noi. Cammina insieme con noi, noi lo proclamiamo e Lui lo fa. Benedetto sia il Signore, estende il suo potere. In azione. In azione come? Guarisce, salva, battezza nello Spirito Santo ed opera segni, prodigi e miracoli mentre noi lo proclamiamo. Perché è il Re presente. Quando tu testimoni del Signore, annunci il Signore, Egli è presente perché tu portando la sua parola, si crea la fede nel cuore di chi a sua volta. No, è facile non lo fa quando ci sei tu, ma quando arriva a casa dice: Oh, fammi pregare il Signore, il Signore mi, ci deve aiutare. Fammi pregare il Signore perché sto nel bisogno e riceve la risposta. Ho detto un po' di tempo fa che qui a Tortora, poco lontano, un fratello che non era fratello ma che aveva un fratello che stava a Milano gli parlava del Signore. Un giorno questo fratello, spero che mi senta pure oggi perché poi quando ho testimoniato un po' di tempo fa mi ha chiamato per telefono, mi ha detto sono io quel fratello, non conosceva il Signore ma il fratello gli parlava del Signore. Un giorno è andato a farsi le analisi e hanno scoperto che aveva un cancro. Lo hanno ricoverato con urgenza ed è restato lì a Tortora, in provincia di Cosenza. Questa cosa lo ha preoccupato e non sapeva che cosa fare. Le analisi erano negative. Allora stare nella stanza, forse c'erano gli altri, non si sentiva libero di pregare. Se ne è andato nel bagno. E sai come ha pregato, Signore Dio di mio fratello, tu conosci il mio bisogno, conosci la mia necessità, io ho bisogno di te che tu intervieni. Il Signore lo ha guarito. Un giorno mi ha telefonato e ha detto io vengo nella tua chiesa per dare la mia testimonianza perché il Signore mi ha guarito. Ho detto la testimonianza due, tre, quattro mesi fa, non mi ricordo, mi ha chiamato dalla provincia di Como. Ha detto: Vincenzo, sono io. Gloria al Signore. Ma io parlo di trent'anni fa di questa testimonianza. Quando noi annunciamo il nome di Gesù Cristo, vi è potere del Suo nome, perché Egli è il grande, perché Egli, il suo regno, il suo potere come il re del regno, estende il suo potere in azione, guarisce, salva, battezza nello Spirito Santo ed opera segni, prodigi e miracoli. E questo mandato è dato alla Chiesa. Quando dico Chiesa, sorella, fratello, non pensare alle mura. Tu che vai in Chiesa, qualsiasi Chiesa sia, devi fare questo. Noi dobbiamo seguire le direttive perché c'è potere nel nome di Gesù Cristo. Guardiamo in Atti 28,7 come si comportavano i discepoli di altri tempi. Or nei dintorni di quel luogo vi erano dei poteri dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse e ci albergò tre giorni amichevolmente. Publio era un ufficiale di alto rango dell'impero romano, era un signorotto ed aveva autorità sull'isola sull di Malta. Si mosse in questo modo verso Paolo. Guardiamo nel verso 8 cosa dice. E accadde che il padre di Publio giaceva malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Verso 9: Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola si scombussero. A mezza isola, l'isola si mette in moto perché Publio era conosciuto. Perché Paolo, per una vipera che si era attaccata al dito, aveva eh, ricevuto prima un modo e poi un altro, ma non ha importanza quello che è importante e portare a destinazione quello che Dio vuole da noi, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti. Guardiamo il verso 10. Ed essi ci fecero grandi onori e quando salpammo ci portarono a bordo le cose necessarie. Questo è il Vangelo, i credenti, questo è un patrimonio dei credenti. La parola del Signore è il patrimonio della Chiesa, non la Chiesa mura. Tu che vai nella Chiesa devi imparare che la parola di Dio è la cosa più importante. Te ne devi riempire da tutte le parti perché ti arricchisci. Lo stesso e la stessa autorità come il Messia presente, Gesù già aveva fatto queste cose. L'anello di congiunzione che noi abbiamo tra il vecchio Patto e il Nuovo Patto, e tra Gesù e gli Atti degli Apostoli e le Epistole. È un trasferimento che va allo stesso modo con lo stesso potere. Guardiamo dove l'aveva fatto già Gesù. Matteo 8 verso 7. Matteo 8 verso 7. Ti devi prendere un bel mouse Michele così, siamo più rapidi, facciamo cucinare le sorelle. Gesù gli disse, io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispondendo disse: Signore, aiutaci. Abbiamo visto là un centurione, un amministratore, qui lo stesso: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito. Hai capito l'importanza della parola? La parola di Dio attivata dallo Spirito Santo. Produce fede, fede. Guardiamo cosa risponde Gesù nel verso 10: Gesù salva per la fede. Ma se la parola non viene proclamata, la fede dov'è? Verso 10 dello stesso capitolo, e Gesù, dito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano. Io vi dico in verità che in nessuno. In Israele ho trovato con tanta fede. Quelli erano i religiosi del tempo. Avevano tutta la conoscenza, avevano fatto teologia, forse tu hai fatto teologia, hai fatto miletica. Sai, eh, sai esporre i messaggi in un modo speciale. Lì sai raccontare, sai cambiare la voce, gli dai il tono che sembri un avvocato sul tribunale, certe volte. Signore, aiutaci. Cosa serve se noi in semplicità non portiamo la parola del Vangelo che contiene tutte le risorse per poter operare in favore di chi si trova nel bisogno? Perché la fede attivata porta ricchezza. Questo non era un uomo di chiesa, ma aveva più fede di coloro che erano nella chiesa. Signore aiutaci. Noi dobbiamo annunciare la parola. Mettiti in mente da questo momento, io mi devo nutrire della parola e devo annunciare la parola, non devo uscire dalla parola. Voi un altro esempio: San Paolo, nella chiesa dei Corinzi, ci restò tre anni e mezzo. Quando egli scrive: Cosa ha fatto tre anni e mezzo nella chiesa dei Corinzi? dichiara così. Io non vi ho parlato di un altro, altro che di Cristo e Cristo crocifisso, potenza di Dio e salvezza per chi ascolta. Fondato una chiesa con un solo messaggio, che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori e che ha pagato tutto per te e tu sei salvato perché Lui ti ha salvato. Ora, se tu lo ricevi nella tua vita, la tua vita è cambiata. Signore, aiutaci. Io non parlo alla Chiesa Evangelica, non parlo ai testimoni di Geova, non parlo ai mormoni. Parlo ad ogni credente che va in Chiesa. Abbiamo bisogno di ritornare alla parola perché essa produce la fede. Non tanto per te che la dai, ma per chi la riceve. Perché chi riceve la fede poi si rivolge al Signore perché molte volte tu parli ed è solo una parola ma nel cuore che la riceve produce la fede e il Signore cambia le cose la parola è importante non ho trovato neppure tanta fede è proprio la foto della Chiesa che oggi vai tu e vado io noi dobbiamo essere Chiari dobbiamo seguire le direttive nel Vangelo. Quello che è importante che hanno scelto gli Apostoli per un servizio eccellente, prima, quello e prima di tutto la parola e la preghiera. Due cose importanti. Ci saranno opere sociali, ci sarà, ma se noi non prendiamo coscienza e viene cambiata la nostra coscienza, neppure quelle facciamo ci deve aiutare il Signore. Guardiamo in Atti 3, 17, che cosa dice? Atti 3, 17, non Matteo 3, 17, Atti 3, 17. Benedetto sei. Ed ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, al pari dei vostri rettori, cioè questi erano venuti meno e non solo la bassa plebe, ma pure coloro che amministravano, un po' esattamente come ci succede oggi. Chi amministra la parola e chi la riceve, stiamo proprio diventando ignoranti sulla parola del Signore. Dobbiamo riprenderci. Facciamo ancora in tempo. Fai, già, fai ancora in tempo oggi. Mettiti a leggere l'Evangelo, leggi la sua parola e cerca il Signore. Se non hai il Nuovo Testamento te lo mandiamo gratuitamente. Quando tu ce lo chiedi, chiedilo subito. Non ci devi neppure ringraziare. Devi ringraziare Dio. È scritto grande, è scritto per gli anziani. Fanne tesoro, benedetto sia il Signore. Richiedilo. Come allora noi parliamo di tutto, ma non parliamo del Signore. Guardiamo nel verso 18 cosa ci dice. Ma quello che Dio aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo soffrirebbe, egli lo ha adempiuto in questa maniera. Verso 19. Ravedetevi dunque e convertite. Cioè, facciamo sempre in tempo a cambiare. La parola del Signore ci rivela come siamo e ci dice come dovremmo essere. Una volta che noi prendiamo coscienza che cosa dobbiamo fare, dobbiamo convertirci. Cioè noi andiamo in quella direzione. Qualcuno ci dice che abbiamo sbagliato strada. Cosa facciamo? Giriamo. Molte volte, quando camminiamo col navigatore e proseguiamo dritto dove dovremmo girare, comincia a ripetere costantemente: Non appena puoi, torna indietro. Non appena puoi, torna indietro. Non appena puoi, torna indietro. Signore, aiutaci. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che ci metta nella mente un disco che funzioni così. Non appena puoi, ravvediti. Torna indietro, convertiti, onde i vostri peccati siano cancellati. Guardiamo il verso prossimo: affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio, cioè di ristorazione, di rinfresco. Perché tu e io ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di quel refrigerio spirituale che energizza tutta la parte del nostro essere. Perché esternamente non stiamo male. Dove stiamo male? È dentro che stiamo male. Abbiamo bisogno di un tempo di refrigerio, di un rinfresco spirituale, di un soffio dello Spirito Santo, di ossigeno che viene dal cielo, che ci trasforma dentro e ci alleggerisce e che gli vi mandi il Cristo che vi è stato destinato. Guardiamo nel verso 21 cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio. Parliamo di cose già assodate, sapute, ma li dobbiamo far diventare nostri, li dobbiamo incorporare dentro di noi perché allora vedremo i risultati, allora vediamo il cambiamento. Dobbiamo annunciare la parola, poggiare la nostra fede sulla parola, perché essa produce la fede. La parola di Dio produce la fede. Non ti lamentare se non hai fede perché se non metti la parola del Signore ci restano sempre le solite frattaglie, le solite immagini, i soliti baciamenti, i soliti lumini, le solite fotografie di morti e vivi nella morte perché sei spento e la parola del Signore che quando si attiva produce la fede nella nostra vita. Guardiamolo insieme. La parola di Dio porta la fede salvifica. Essa contiene tutto, tutti gli ingredienti necessari per una vita nuova nella nostra vita. La parola usata dallo Spirito Santo viene attivata dallo Spirito Santo, si incentia, viene attivata e produce vita perché è la parola di Dio, benedetto sia il Signore, per risvegliare la fede dentro di noi. Tutte le altre cose, io, il Signore me lo mette nel cuore, io te lo devo dire, tutte le altre cose sono cose morte, non possono essere attivate dallo Spirito Santo, è come se tu vuoi accendere il fuoco con il ferro, non si accende, ci sono delle regole, dei principi che vanno, che vanno messi in moto e la parola di Dio guardiamo in, in Romani 10-17 così la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo se la parola di Cristo non prende corpo dentro di te la fede tua sarà sempre una, una fantasia puoi fare tutti i pellegrinaggi del mondo e non vedrai mai la tua fede viva che si sviluppa perché non c'è la possibilità che queste cose che tu metti nel tuo cuore possano sviluppare la fede. Sviluppano favole che si raccontano e si tramandano, ma non vedi mai la fede viva perché la fede viene dall'udire. E l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo, per risvegliare la fede in noi e ci porta alla salvezza, la parola di Cristo, perché la parola è parola di vita eterna. Parola di vita eterna, parola che si protende nell'eternità, ma che diventa viva nella tua vita. È come un seme che nasce, è raffigurato al seme. Il seme è la parola di Dio, Gesù dice nella spiegazione della parabola. Perciò questo seme santo produce in te la fede e la fede ti porta la salvezza, ti porta la guarigione, ti porta tutto ciò che Cristo ha, si attiva nella tua vita perché la parola di Dio è la parola di Cristo. Cristo, che si è fatto uomo ed è diventato parola incarnata, benedetto sia il Signore. Guardiamo che cosa fa questa parola in Giacomo 1,18, in modo che tu hai un quadro chiaro e cominci subito, perché la risposta la, la devi dare tu. Egli ci ha di sua volontà generati, la parola genera, rigenera, mediante la parola di verità affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Cioè questo rinnovamento ci fa essere come delle primizie che si sviluppano. E continuiamo a guardare in Efesini 1.13 cosa fa la parola. Di sua volontà ci ha generati attraverso la parola di verità. In Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello, l'impronta, il marchio indelebile della penetrazione dello Spirito Santo. Che era stato promesso la parola della verità, l'Evangelo, l'Evangelo, la buona novella, la buona notizia che porta la notizia che il grande Cristo ha vinto la battaglia, ha portato la vita, ha sconfitto la morte, si è seduto nel suo potere alla destra di Dio, intercede. E chiama noi a muoverci in quella direzione, nel dire: Abbiamo vinto della vostra salvazione. Colui che ha, ha prodotto la salvezza, la salvezza sua per mezzo della fede, diventa la salvezza nostra. In Lui, avendo creduto, avete ricevuto il suggello, il marchio, la caparra dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che si innestra nel nostro spirito, la nuova vita, la nuova nascita, la rivelazione che porta, che era stato promesso. Sono tutte già promesse di Dio che vengono a noi attraverso la sua parola perché essa parola contiene il messaggio divino e non finisce qui. Guardiamo l'Apostolo Pietro cosa ci dice che fa ancora la parola del Signore nella nostra vita. Tu per crescere devi escludere tutte le altre cose, devi dare un posto preferenziale alla parola di Dio nella tua vita. Comincia con la parola e la preghiera e vedrai il cambiamento nella tua vita in un modo straordinario. La parola e la preghiera furono scelte dagli apostoli, vuol dire che ha un contenuto straordinario per trasformare la vita di chi lo riceve e a chi viene amministrata primo Pietro 1,22 avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità la parola è verità perché man mano il nostro cuore comincia ad ubbidire alle direttive che vengono date dalla parola per arrivare a un amor fraterno non finto se no è tutto finto sono tutte parole a fior di labbra, che dai e ricevi, senza perdere tempo, perché il vero viene solo da Dio. Amatevi l'un l'altro di cuore intensamente, ma ancora di più, guardiamo il verso 23. Poiché siete stati rigenerati, vedi cosa porta la parola? Porta una rigenerazione, rimette a nuovo quando un motore viene rigenerato viene rimesso a nuovo non da seme corruttibile non da parole che sono frattaglie che non dicono niente non da statue e statuette idolatria che avete una grossa responsabilità chi li amministra chi li porta chi, li, chi porta. pastori e pecore avete una responsabilità inconfondibile di fronte a Dio perché questo è vietato da Dio e non potrà mai cambiare la vita di una persona, perché ciò che cambia è la parola di Dio, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio, alleluia, grazie Signore, grazie Signore, vivente e permanente dentro al cuore, mediante. Poiché siete stati rigenerati, non da favole, non da statue e statuette, ma fate un poco di pulizia, oggi il Signore ti ha indicato che devi fare. Togli tutte le statuette che tieni, quello è, è un covo di, di, di spiriti maligni, di spiriti satanici, di spiriti immondi. Mettici la parola di Dio che il nemico delle anime nostre ha paura solo di una cosa, della parola di Dio. La parola di Dio lo fulmina, la parola di Dio ha paura perché essa è vivente, non è un seme corruttibile, ma è incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente, quando diventa viva nel tuo cuore attraverso l'azione dello Spirito Santo, Purifica il tuo cuore perché alla luce non ci possono restare quegli animali che vogliono restare all'oscuro. Devono scappare perché la parola di Dio è vivente e permanente. Quando penetra nel tuo cuore, non c'è nessuno che la toglie. La fede non te la può rubare nessuno perché Dio ci ha messo il suo sigillo per lo Spirito Santo e nessuno ti può toccare, perché la sua presenza, c'è la sua presenza dove c'è la sua parola. La sua parola porta una nuova vita, una purificazione interiore. Attraverso la presenza e l'unzione dello Spirito Santo diventa la nostra guida di fede. Perché nasce la fede dalla parola e la parola ci guida nella giusta direzione attraverso l'azione dello Spirito Santo che ravviva la parola e diventa il messaggio potente nel tuo cuore e tu sei il messaggio che porti quella parola. In parole diverse ti diventa chiaro che cosa dice Paolo quando dice abbiamo questo tesoro in un vaso di terra. Tu e Dio siamo dei vasi di terra con un tesoro potente nella nostra vita. La parola di Dio incorruttibile, mediante la parola vivente e permanente e ci manteniamo così alla presenza del Signore per ricevere costantemente le direttive, per camminare in questo cammino di fede alimentato dalla parola, soffiato ed alitato e ravvivato dallo Spirito Santo per camminare coordinati sotto la guida e il potere dello Spirito Santo, sì, sotto l'autorità dello Spirito Santo, sotto il dominio dello Spirito Santo, che ogni giorno gli chiedi, Signore purifica l'anima mia col tuo sangue, e fa che il potere dello Spirito Santo sia su di me, perché io ti voglio seguire, ti voglio servire ed onorare, adorare in spirito e verità, perché voglio camminare con te. Allora in mezzo a tutte le frattaglie quel filo conduttore ti trasporta nella giusta direzione. La parola è importante, fane tesoro, comincia subito. Non ascoltare, fai orecchio da mercante, parti subito perché la trasformazione è lì, sei proprio vicino, nel momento che tu cominci ad ubbidire al Signore le cose cambiano nella tua vita. Sai perché? Perché il Signore è dove sei tu e dove sono io. Lui è insieme con noi mentre amministriamo la sua parola. La sua parola prende forza nella tua vita. Forse non appena cominci a parlare ti metti in crisi. Ma nel momento che tu dai disposizione al tuo cuore di dire sì, Signore aiutami, io voglio cominciare subito, senti una pace che ti va del cuore, incontri il Signore che ti, ti prende per la mano e ti porta avanti in questo cammino di fede. È un cammino di fede, questo vuol dire attivare la fede in Dio e camminare alla luce del suo volto, perché la sua parola si illumina davanti a te e ti fa da guida. Si accende la parola e ti, ti dà la guida necessaria che tu hai bisogno e diventi una luce anche per quelli che camminano con te. Ringraziamo il Signore per la sua parola di stamattina. Prega insieme con me, dai. Signore, grazie per la tua parola, perché se è stabile nel cielo, fa che si stabilisca anche nel mio cuore, per avere comunione con te e ricevere le direttive da te in questo cammino di fede, per piacere a te mentre sono in pellegrinaggio, mentre arrivo a casa. Signore, Rispondi ai bisogni di quanti in questo momento hanno dei bisogni particolari. Rispondi e conferma il messaggio ad ogni cuore perché tu lo sai confermare. Te lo chiediamo Dio e ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo, il tuo Figlio, il Signore, il grande. Alleluia. Colui che è il grande, che ha superato tutti gli esami ed è diventato il più grande che l'universo abbia mai conosciuto ed è diventato il nostro Signore. Noi ti vogliamo benedire, lodare e ringraziare tutti insieme. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Amen. Leggi ogni giorno la parola del Signore, prega il Signore, mettiti in disparte e prega, non ti preoccupare. Parla di questa scelta che hai fatto, è una scelta importante, segui gli insegnamenti di parole di vita, frequenta una chiesa dove il Signore ti parla. È molto importante che lo Spirito Santo ti fa sentire che ti dà quella guida che tu hai bisogno perché allora cammini con una certezza nel cuore e il Signore non mancherà di accompagnarti. Se hai bisogno del Vangelo, del Nuovo Testamento, chiamaci. Vuoi mettere Michele quel spot di quello che abbiamo? Abbiamo calendari che li puoi ricevere gratis. Una, se ne hai bisogno uno, Nuovo Testamento, è il Vangelo di Giovanni, un calendario gratis da poter <coughs> regalare ai tuoi amici. Se sei un consumatore, il kit, come vedi, ci sono 100 pezzi dentro che costano 75 euro, li puoi ordinare subito in modo che diventi un collaboratore del regno di Dio, portando la sua parola ai tuoi amici, offrendogliela, regalandogliela in modo che possano fortificarsi nella fede, perché la parola del Signore è quella che fortifica la fede. Telefona subito, fai l'ordine e ti arriveranno prima che sia troppo tardi perché nel mese prossimo abbiamo problemi con gli spedizionieri che cominciano a lavorare di più e poi cominciano a ritardare le consegne e qualche volta quelli che devono portare in Sardegna li portano in Sicilia e si crea confusione. Se tu devi seminare fai l'ordine subito che ti arrivano in modo che puoi predisporre nella tua azienda per esempio se tu vuoi fare un dono nella tua azienda noi facciamo anche questo, possiamo mettere per un quantitativo il nome della tua azienda sopra la copertina, se tu devi spendere per fare calendario o altre cose per pubblicità nella tua azienda puoi usare questo metodo perché la copertina va fatta diversamente ci viene messo il tuo indirizzo e tu non regali solo la parola del Signore ma può essere utile per metterci anche l'indirizzo della tua azienda, della tua chiesa, de, di quello che tu fai perché puoi essere di aiuto e collaborazione per l'avanzamento del regno di Dio. Qualsiasi buona cosa tu fai. Per onorare il Signore ti voglio dire un segreto che tu lo sai ma io te lo ripeto. Il Signore onora quelli che lo onorano. Quando tu fai le cose per onorare Dio, non temere. Dio onora te perché Egli è fedele. Pace. Ci vediamo questa sera alle 12.00. 19 e 30 per la preghiera ed insieme continuiamo a cercare il Signore la parola e la preghiera e questo facciamo anche noi la parola e la preghiera tutto il resto non siamo interessati perché se questo hanno scelto gli apostoli vuol dire che il metodo che fa, cre che fa crescere l'opera del Signore in lungo e in largo e noi vogliamo usare i metodi che siamo certi che funzionano perché sono già stati consolidati ed hanno funzionato perché a loro volta hanno conquistato tutto il mondo allora conosciuto attraverso questo metodo. Quale metodo? La preghiera e la parola. Noi facciamo la mattina la parola. La sera, la preghiera, la parola e la preghiera sono quelli che ti fortificano. Tutte le altre cose non ci perdere tempo perché è tempo perso. Pace, Dio ti benedica.